caduta, guarda un po' com'è messa. Dai, grande! Bata! Cosa? Non hai detto niente a tua madre di cacio? Perché me ne sono dimenticato, per quello, l'ho dimenticato. Perché facevi il galletto con quella cornacchia? No! Mia madre mi ha detto che bisogna aiutare la gente, sai? E lei è nuova e bisogna aiutarla perché non sa cosa deve fare. Che gentile, che gentile! Sei così buono, da quando? Sai una cosa? Strozzerò quella cornacchia con le mie mani, mio caro! Aspetta, cosa hai intenzione di fare? Ancora? Prima di tutto ho piantato una noce ed è spuntato subito un germoglio piccolino così e poco tempo dopo è cresciuto un albero enorme. Veramente? Sì, è stato il suo primo miracolo. Dai, non ridere, lo sapevo che tanto non mi avresti creduto. Sì che ti credo. Ti credo in grado di fare qualsiasi miracolo. Non solo con la noce. E rimbocca le coperte che se ti scopri mi maledirai per tutta la notte. Sai che ci ho pensato e voglio che siamo amici. Veri amici, eh? Davvero? Sì. Sì, perché da quando sto uscendo con Lucia, non mi sembra così difficile. Sarei un imbecille a perdere un'amica come te. Franco, dove sei? Ah, non ci posso credere. Sa che non sono andato agli allenamenti e ora starà tutto il giorno a farmi la ramanzina. Ma tu guarda che buon amico, si infila nell'armadio e mi lascia qui da sola con lo Yeti cattivo del Pasco, corri! Franco. Ma è incredibile. Scampata, non ci posso meno credere. Meno male. Che c'è? Cosa c'è? È quello che chiedo io a te. Ti stavi nascondendo da me? No, sì. Sì, la sai una cosa? Non voglio andare ad allenarmi. Perché ci devo andare? Io non ne ho proprio voglia. Sono stufo di te. Franco, sei andato agli allenamenti? Ma dovresti averne voglia. Se non hai voglia Bene. Di andarci per me, sei messo davvero male. Non sono venuto a parlare di questo. Che vuoi? Dimmi una cosa e voglio la verità. Perché hai detto a Delfina che lei sta vivendo qui a Sbafo? Non le ho detto proprio quello. Ah, no? No, l'ho ripresa perché stava trattando molto male Florencia. Ah, povera Florencia, è così indifesa, non ha nessuno che la protegga. Tu chi sei, il suo nuovo avvocato di Certo, se in questa casa non la difende nessuno. Difenderla? Lei non ha bisogno che tu la difenda, sa badare a se stessa. È una ragazza molto indipendente che oltretutto manca di rispetto a tutti. Quindi ti chiedo una cosa, non difenderla più. Non difenderla più, è chiaro? Sì. Herr Federica, giù c'è Frau Domenech. Cosa vuole? Viene a trovare... Chi? Zio Lucrezia. Zio Lucrezia, ecco l'ultima invenzione della tua protetta Florencia. Vedrai che col phon sembrerai una star del cinema. È il mio strumento preferito, più del pettine e la spazzola. Che esagerata. Esagerata? Sì. Vedrai. Hai un ragazzo, Mirta? No, capirai. Ne avevo uno, ma è andato a vivere all'estero. Se n'è andato con un'altra in Paraguay. Oh, poverina. Ti rendi conto? Gli uomini sono tutti uguali, non apprezzano mai quello che hanno. La colpa è nostra che non stiamo tutto il giorno a controllarli. Come facevo a immaginare che mi avrebbe tradito con mia sorella e che sarebbero scappati? Con tua sorella? Sì, mia madre li ha aiutati con i soldi, ha pagato lei i biglietti. Oh, Nico, non mi piace per niente che Sofia stia chiacchierando con Mirta. Io al posto tuo avrei preso tua madre e le avrei detto: signora, come può farmi questo? Sofia? Lei è pazza, signora! Sofia. Infatti gliel'ho detto quando lei mi ha rubato un altro ragazzo che avevo. Cosa? Sì, certo, infatti la prossima volta che uscirò con qualcuno mica lo presenterò a mia madre. Poverina. Guarda, sicuramente le sta dicendo che è la mia ragazza e che le spezzerà le gambe. Perché non vai a impedirgli? No, e se le spezza anche a me? No. A me piace il brunetto. Oh, quel brunetto lì fuori è il figlio di Titina, lo sapevi? Andiamocene. E anche lui è innamorato di me, ma il processo di accettazione degli uomini è più lento. Quindi, ad esempio, pensa di essere innamorato di te. Io? Impossibile. Io ti giuro che non l'ho né provocato né niente. Dopo quello che hanno fatto a me, non mi interesserei mai di un ragazzo impegnato. Non sarebbe una cattiva idea? Cosa? Che lo seducessi.
Signora, mi scusi per il ritardo. In cosa posso esserle utile? In realtà avevo chiesto di sua zia Lucrezia, signor Federico. Il fatto è che in realtà mia zia... Eccomi! C'è stato un piccolo problemino con lo scaldabagno e allora... E allora vai pure, ci passo io. Come sta? Come mai è venuta signorina Domenech? Per nessun motivo. Da oggi in poi tutto quello che ha a che fare con la scuola lo dirà personalmente a me, va bene? Pensavo che fosse uguale, signor Federico. No, è lo stesso? Non è così. È un po' diverso perché mia zia Lucrezia è un po' indisciplinata ed irriverente, ecco, diciamo. No, non ti permetto di parlare così di me, altrimenti ti darò tutto sul sederino. Il fatto è che mio nipote pensa di essere al centro dell'universo e non sa denegare. Delegare. Non ho intenzione di mettermi a discutere con te su questioni di fonetica, grammatica e stupidità. Chiudere bocca, smettere di fare più pasticcio. Kuchulen, Turen Blacken, Heinzfeld, Dreinsfeld. Perché le parli in tedesco se non capisci? Non so. Barisnikov. Ora colpevole in essere io, sempre? Potete andarvene tutte e due. Andiamen. Kuchulen, Greta. Mi scusi, signora Domenech, di cosa voleva parlarmi? Di questo. Di questo? Restiamo d'accordo così, allora? Stai tranquilla, se non ci diamo una mano tra di noi. Allora, tutto bene? Non sarà tua madre, ma se la cava abbastanza bene. Ciao. Ah. E cosa ne dici di andare a prendere un caffè o qualcos'altro, perché fa freddo, no? Va bene. Bene. Vieni con noi? No, perché io devo andare a parlare con Faccia un attimo, sì. Ma dopo ci vediamo. Ci vediamo dopo. Ok. Andiamo. Faccia, ho preso una decisione, voglio la tua opinione. Hai intenzione di baciare Clara? No, voglio mettere in pratica il mio fascino con le ragazze, ma con una meno esigente. Dal verbo esigere, esigente. E con chi? Che ne dici di andare a parlare da qualche parte? Beh, senti, qui in strada non mi piace perché sono tutti dei pettegoli. Si sparge subito la voce e non mi va. Magari nel capannone dove fate le prove. Lì non ci disturberà nessuno, no? No, nessuno. Ai, ho il naso sensibile. Andiamo da quella parte. Alla fine sempre io pagare per pasticcio di Floricienta. E tutto... Cosa stare facendo lì? Sto sistemando le cose a mio piacimento, Greta. Perché non è giusto che ogni volta che io ho bisogno di una cosa per cucinare mi devo mettere a cercarla per tutta la casa. Nai, lasciare tutto com'era. Perché calici di champagne metteri lì in alto. No, quello resta lì indispenso. Perché se io devo fare una salsa, dove cerco gli ingredienti, devo fare i chilometri in questa casa come un idiota e stancarmi. E così le cose non mi vengono buone. Una cuoca ha bisogno delle sue cose intorno a lei. Nai, mettere tutto come stare prima. Cosa succede qui? Ma insomma, ora ti metti a bisticciare con Greta, sei proprio incredibile. Tu non ti intromettere, arpia. Sai perché mi intrometto? Sentiamo. Perché sono io che do gli ordini in questa casa, è chiaro? Cosa c'è, Greta? Frau Titona vuole cambiare posto di cosa. In questa casa c'è un ordine stabilito, va bene? E tu non sei nessuno per alterarlo. E lei non essere nessuno per alterare ciba di pampini, Frau Malamala. Quello che fa è essere molto, molto, molto cattivo. Bravissima, Greta. Prenditi questa, ti sta bene. E fai qualcosa per una volta. Oh. Aiutami. Dai, su. Non è possibile che Thomas tenga il quaderno in queste condizioni. Ormai è grandicello, Federico. È quello che dico io. Questo bambino non ha il minimo senso dell'ordine, della responsabilità, di niente, signor Federico. Mi dispiace, non so cosa dirle. L'unica cosa che le posso garantire è che tutto questo cambierà da oggi in poi. Bene, mi scusi per averle fatto presente tutto questo, signor Federico, no. Ma penso che il mio dovere sia metterla al corrente di quello che succede, sì, certo, a scuola. Allora io vado. Le volevo dire una cosa. Non sia così duro con sua zia Lucrezia, perché in fondo è buona. È una brava persona. È una... Arrivederci. Chi è la zia Lucrezia? Quella della zia Lucrezia è davvero la peggiore invenzione di Florenzia. Si è fatta passare per una zia per coprire i miei fratelli a scuola.
Come? Sì, l'ho sgridata e l'ho messa in riga. Perché non hai detto alla direttrice che la zia Lucrezia non esiste? Come perché? Come perché? Perché avrei fatto la figura dell'idiota con quella donna. Scusami, ma stai già facendo la figura dell'idiota permettendo alla domestica di fare tutto quello che le salta in mente. Delfina, per favore, non è così. Ma per piacere, se si porta anche i fidanzatini qui a casa, pensa che sia sua. E immagino che tu sia preoccupatissimo per l'esempio che dai ai ragazzi, no? Senti, Delfina, Questo quaderno ne è la dimostrazione. Federico, per favore, guarda qui. Thomas è sempre più sgarbato, maleducato, insolente. E sai perché? Perché è esposto all'influenza nefasta di Florence 24 ore al giorno.